Buonasera e bentornati a Gente di Calabria, la trasmissione culturale che ogni sabato sera vi dà la possibilità di conoscere una nuova storia, un nuovo ospite e un libro. Nel caso di specie questa settimana abbiamo come ospite, come già vi avevo preannunciato nel corso della precedente puntata, Elia Banelli. Grazie Elia, grazie per la tua presenza, sono veramente felice di averti come ospite. Piacere mio, Giuseppe. Andiamo, continuiamo. Allora, Elia Banelli, come già vi avevo anticipato nel corso della precedente puntata, quando avevamo avuto come ospite Daniela Rabbia. Elia Banelli è un giovane scrittore, perché il suo esordio letterale, ma sicuramente dal futuro importante, anche perché ho avuto la possibilità di leggere il suo romanzo, un thriller, un giallo, un noir, dal titolo L'uomo dei tulipani, che è andato in stampa esattamente un mese fa, ad aprile del 2018, e sta facendo il giro naturalmente delle più importanti tappe calabresi. Ecco, questa è la copertina, L'uomo dei tulipani, una bellissima copertina della quale parleremo un po' più avanti. Allora, prima di iniziare volevo leggere un attimino la biografia di Elia, proprio per dare la possibilità ai cari telespettatori di comprendere, di conoscere Elia Banelli. Allora, Elia Banelli è nato a Catanzaro nel 1983, consegue il diploma al liceo classico e si trasferisce a Roma, dove si laurea in scienze e tecnologie della comunicazione, indirizzo editoria e giornalismo, quindi all'Università della Sapienza. Durante il periodo degli studi si occupa di cronaca calcistica per il settimanale Sport Locale e ottiene proprio in quel periodo la qualifica di giornalista pubblicista. Dopo aver lavorato per 3 anni come redattore al The Block TV, che è una società di produzione televisiva, si trasferisce in Umbria, dove per 7 anni svolge l'importantissima attività di consulente finanziario per le più importanti banche dell'Umbria. E qui si trasferisce in Calabria nel 2016, nell'amata Calabria, dove lui è nato. Continua a fare il consulente finanziario e a coltivare la sua passione più importante, che è la passione per la letteratura, per il giallo, per il thriller, il noir. E nel 2018, come già vi avevo anticipato, il suo esordio letterale con questo romanzo dal titolo L'uomo dei tulipani. Questo è Elia Banelli. Iniziamo subito questa breve conversazione proprio per parlare dell'uomo dei tulipani, Elia. Allora, noi ci soffermiamo sulla copertina e sul titolo del tuo romanzo. Nascono all'inizio o alla fine della stesura di questo che puoi definirlo tu, se è un giallo, un thriller, un noir? Prego Elia. Allora, questo romanzo è essenzialmente un giallo con venature noir e anche un po' thriller, quindi mi piace far rientrare tutti e tre i generi, perché alla fine è un'opera che li contempla in modo diverso all'interno della narrazione, però può essere un po' l'uno, un po' l'altro. Sia la copertina che la cover, quindi che il titolo, sono stati scelti alla fine, quindi è stata proprio l'ultima decisione, quella proprio definitiva. Il titolo iniziale del romanzo era Lago di Nebbia, il titolo che avevo scelto io, perché il romanzo, essendo ambientato in Umbria, in periodo invernale, c'è quindi un paesaggio tipico del quel periodo, per cui nebbia, umidità, e una parte della storia ambientata al lago Trasimeno, e quindi avevo scelto Lago di Nebbia. Dopo abbiamo deciso con l'editore e con l'editor L'uomo di tulipani, che era più calzante, e la copertina, e questo devo ringraziare il grafico della casa editrice Luca Verducchi, è stata scelta su mio consiglio anche, perché rispecchia un po' uno dei personaggi chiave del romanzo, che è Lorenzo, che nel romanzo è descritto con un Montgomery e un borsalino e dei guanti di pelle nera, e ovviamente i tulipani sono fondamentali. Sì, la copertina e il titolo hanno un ruolo fondamentale, anche perché, ecco, guardate l'impatto visivo della copertina. Poi giustamente il contenuto deve essere all'altezza naturalmente dell'impatto. A me piace tantissimo, anche il titolo sinceramente colpisce, i tulipani, e quindi i tulipani colorati. Io pensavo, è una mia curiosità, guardando, tu dici, il protagonista Lorenzo, ma sembra somigliante anche a te.
Sto sbagliando. No, perché la barba forse sì, è abbassata. Sì, no, ecco. Hai ragione. Allora, andiamo avanti. Compito e finalità di questa trasmissione non è soltanto, anzi è soprattutto, io credo, quello di tracciare un profilo umano dell'autore che viene in trasmissione. Io ti chiedo un attimino di leggere la dedica e, anticipando naturalmente quello che è il romanzo, una dedica particolare, ti faccio leggere la dedica e poi ti soffermi sul perché. Allora, la dedica è questa. A mia madre, un cuore grande che si è spento troppo presto. Ovviamente, come tutte le dediche, è molto breve. E, il discorso è che quando ho iniziato questo romanzo, ovviamente l'ho iniziato in un periodo drammatico della mia vita, che è stato questo lutto che poi ha colpito la mia famiglia. E, c'è stato un periodo preventivo precedente di circa 2 anni in cui abbiamo vissuto questo percorso della malattia di mia madre, è coinciso proprio con l'inizio della scrittura del romanzo. Lei non ha fatto in tempo a leggerlo, ha letto soltanto le prime 2 pagine, le erano piaciute, anche se ovviamente da buona mamma aveva trovato anche le critiche doverose del caso, e mi è dispiaciuto ovviamente che non ha fatto in tempo a leggerlo. Mi auguro che lo possa fare da lassù, dovunque si trovi. E naturalmente questo io mi rendo conto, perché le dediche hanno un ruolo importante. Io credo che il libro sia racchiuso nella dedica, poche righe ma di grande impatto. E poi il ricordo, e quindi dedichiamo questa puntata al ricordo naturalmente di tua madre, ecco, penso certo. Che sia la cosa più giusta da fare. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano. Fabrizio De André, La guerra di Piero. Io ti chiedo, Elia, il motivo di tale incipit? Allora, è molto più semplice di quello che possa sembrare. L'incipit l'ho scelto perché ovviamente c'è il riferimento al tulipano, ai tulipani, e quindi la scelta era tra questo incipit sui tulipani, La guerra di Piero, e una frase di una canzone di Bob Marley, sì, che è Coming from the cold, e le persone vengono dal freddo sostanzialmente, sì, noi proveniamo dal freddo, che è anche all'interno di un passaggio del libro. E in questo caso però devo aggiungere che ho un debito nei confronti di De André, penso che lo abbiamo tutti. Ecco, la ecco, foto, il ricordo foto del grande poeta della musica splendida italiana. E De André per me è stato un maestro di vita, oltre che un punto di riferimento culturale. Le canzoni di De André non sono soltanto canzoni, ma sono ovviamente poesia, e letteratura e prosa. Io auspico che De André venga studiato in tutte le scuole italiane, al liceo, come letteratura contemporanea. Certo. E quindi per me De André rimane questo sicuramente un punto di riferimento, e ho voluto omaggiarlo in questo mio libro. Anzi, uno dei miei sogni era quello di poter inserire qualche cosa di De André, una frase o un pezzo della sua canzone in un mio romanzo, e sono stato contento. Sì. E l'hai fatto, diciamo che nella vita tante volte si va alla ricerca di chissà che cosa, e poi basta inserire una semplice frase in una pagina bianca e si realizza un sogno. Questa è una cosa meravigliosa, il potere della letteratura. I luoghi, i protagonisti e la trama. Naturalmente, Elia, senza che andiamo a svelare il finale, perché giustamente il romanzo deve essere letto. Allora, i luoghi, i protagonisti e la trama. Allora, il romanzo è ambientato in Umbria, quindi tra Città di Castello, Perugia e il Lago Trasimeno. Sono luoghi che conosco bene perché, a parte che metà mia famiglia è umbra, ho vissuto lì per 6 anni e mezzo, e quindi le ambientazioni e le descrizioni ambientali sono, ho cercato di essere più preciso possibile, e sono posti che ho vissuto in prima persona. Il romanzo comincia con un flusso di coscienza del protagonista che si chiama Lorenzo, che ha l'obiettivo di uccidere una persona, di compiere un omicidio. Quindi inizia questo romanzo in prima persona e poi si svolge in terza, dove ovviamente vengono elencati tutti i progressi della storia.
Il primo episodio che un pochettino squassa la tranquillità di questa cittadina, che il romanzo comincia a Città di Castello fondamentalmente, certo, un posto comunque tranquillo dove non succedono fatti di cronaca eccessivamente gravi, e avviene questo particolare incidente, c'è cioè una ricca signora, vedova di un nobile del posto, muore, in pratica le cade un vaso di fiori in testa sotto casa sua, sì, tra l'altro, e questo vaso di fiori in pratica dà il via alle indagini, perché il carabiniere che si occuperà di indagare, Franco Laganà, che ovviamente è calabrese, di chiare origini calabrese, infatti c'è una nota biografica perché è un calabrese che si trova a lavorare in Umbria, sì, e quindi riguarda un po' anche la mia vita in parte. Laganà nota un dettaglio insolito su questo vaso di fiori, e accanto a gerani freschi ci sono dei petali finti di tulipano. Allora, io potevo scegliere di inserire dei petali veri, però non avrebbe creato quella sorta di punto indefinito, comunque punto interrogativo, certo, perché tulipani finti e non veri quando c'erano gerani veri insieme. Questo è un dettaglio che insospettisce Laganà, e lui comincia ad avviare questa indagine. Controcorrente, ovviamente. Contro il volere di tutti, del maresciallo Urbani, che è il suo capo, che ovviamente non crede alla tesi di Laganà, che possa trattarsi non di un incidente ma di un omicidio, e contro un po' tutto il comando dei carabinieri. L'unico alleato di Laganà sono due in realtà: Rosanna, che è una poliziotta della municipale con cui lui in passato ha avuto una relazione poi terminata bruscamente, e Laura Cutri, che è un'altra calabrese di origine, un avvocato, che si troverà a suo malgrado invischiata in questa vicenda. A questo punto ti chiedo, Elia, anche perché io ho avuto la possibilità, ti confesso, non sono riuscito a leggerlo tutto, ma meglio così, non mi sfugge qualcosa. Hai tempo per rimediare. Benissimo, avrò tutto il tempo per leggerlo. A questo punto la lettura di qualche passaggio, naturalmente un passaggio e le tue successive considerazioni, così diamo la possibilità a chi ci segue di capire anche il linguaggio di Elia Benelli. Allora, io adesso leggerò il prologo, quindi l'incipit, che è piuttosto breve, e poi leggerò una pagina all'interno proprio del romanzo. Si dice che le persone migliorino nel corso del tempo, a volte invece peggiorano e basta. Diventano più ciniche, egoiste, infami. Si comportano come le tre scimmiette. Non vedono, non parlano, non sentono. Sopravvivono in questa fogna terrena, nascoste dietro una farsa, per ignavia, paura o semplice conformismo. E vanno avanti. Ma io ero diverso. Non potevo più sopprimere la piovra oscura che mi stava divorando, lentamente. Nella giungla umana ero fuori controllo. Per questo avevo deciso di uccidere. Questo è il prologo. Questo è il prologo, sì. Esatto, questo flusso di coscienza del uno dei protagonisti, Lorenzo, che è ispirato anche, a cui si è ispirata la copertina, sì, e che appunto manifesta l'intenzione di compiere un omicidio. La seconda pagina, pratica a 177, il romanzo sono 320 pagine, quindi siamo al 50%, esatto, proprio a metà. È sempre Lorenzo che parla, si esprime in prima persona. Il lungo corridoio così sfarzoso e ricco di opere d'arte ricordava vagamente l'atrio di un museo. È stato bello riassaporare, anche se per brevi momenti, i ricordi di una vita che non potevi più concederti, Lori. La vita in società, in mezzo alla gente festosa e vociante, ignara del male che li circonda. Al cospetto di quei maestosi specchi di forma ovale, hai osservato il tuo volto, nascosto dalla ridicola maschera di cartapesta, sentendoti forte nel mantello oscuro che garantiva il totale anonimato. È stato così eccitante potersi muovere in libertà tra quelle sale, circondate da quadri d'epoca e affreschi rinascimentali. Il coltello, ben infilato nella custodia sotto la cinta dei pantaloni. Sono stati tutti così vicini, a portata di mano. Troppo storditi dall'alcol, dalla musica ad alto volume e dalla confusione di una notte balorda per accorgersi di te. Quello stupido carabiniere con i baffetti che si atteggiava in borghese, la presenza di Giulio che revocava i fasti dei vostri trascorsi insieme, quando potevi ancora ridere e ballare.
Il massone a braccetto con la moglie nella sala da gioco, insieme a quelle capiedi del maresciallo che la secondava come fosse il suo facchino personale. Erano tutti disgustosi. Sapevi di rischiare, esponendoti in quel modo, ma ormai ti divertivi troppo a rischiare col destino, vero? In pochi mesi tutto è cambiato. Ora il piano può riprendere da dove è stato interrotto. Non hai sprecato l'unica occasione per uccidere il massone. Devi solo aggiustare il tiro, cambiare il piano e scegliere il momento giusto per agire. È una notte perfetta per far ricongiungere le persone al freddo da cui provengono. Beh, questa è una lettura particolare che ti immerge in quello che è il romanzo, e se tu pensi che questo è inserito a metà, è importante perché rispecchia, come posso dire, cerca un attimino di dare uno spaccato di quella che è la società moderna, una società deviata. E lui è come se, una mia riflessione, come se uccidendo volesse colpire quella società. Esatto. Questa è una mia riflessione, non so se ho colto nel segno perché non ho letto il romanzo. No, è in gran parte quello che dice è vero, perché comunque ovviamente non è un romanzo, non è un saggio politico, sociologico, quindi non cerco di entrare troppo nei dettagli, però in questo thriller, in questo giallo c'è anche dei messaggi molto chiari. Sì, c'è una critica anche alla società, soprattutto alla società di provincia, dove in certi luoghi, dove il benessere ovviamente è presente e diffuso, però non mancano le ipocrisie e i mali oscuri della società piccolo borghese di provincia. Abbiamo acceso un attimino la luce su questo romanzo senza svelare nulla, ma naturalmente hanno già compreso che si tratta di un linguaggio particolare, molto, molto moderno, ecco, molto moderno. E adesso entriamo un attimino nel profilo intimo umano di Elia Banelli. I luoghi del cuore, l'Umbria e la Calabria, sono i tuoi luoghi. Le differenze tra l'Umbria e la Calabria, e soprattutto se ci sono delle affinità. Allora, ci sono delle affinità e ci sono delle differenze. Ovviamente le differenze sono dal punto di vista economico, se vogliamo. L'Umbria è una regione piccola, la Calabria è molto più grande e più popolosa dell'Umbria, sì. E quindi ci sono sicuramente delle differenze regionali. Poi l'Umbria non ha il mare e la Calabria ovviamente sappiamo che è quasi un'isola, certo. E quindi ci sono delle diversità. Le affinità sono sostanzialmente sulla bellezza, certo, dei posti. Sono due regioni splendide che io amo allo stesso modo, anche se intimamente mi sento più calabrese. Vorrei citare Pino Aprile, l'identità più forte vince in questi casi. Quindi l'identità più forte è quella calabra. Anche perché ho vissuto più in Calabria che in Umbria. Però l'Umbria rimane un posto magico, sì. E io qui l'ho voluta raccontare nei suoi aspetti più belli, certo, quindi nei suoi paesaggi più meravigliosi, ma anche nella sua componente esoterica. Ecco, se c'è un altro punto in comune è l'esoterismo, cioè certo, sia la Calabria che l'Umbria nascondono dei mali. Calabria sappiamo quali sono, e anche l'Umbria non ne è esente, soprattutto se parliamo non tanto di mafia e di 'ndrangheta, ma di massoneria. Ho capito. Elia, il tuo sogno nel cassetto, i progetti per il futuro e la letteratura nella tua vita? Allora, i miei sogni nel cassetto sono tanti, ma ovviamente li devo selezionare. Certo. È quello di continuare sicuramente a scrivere. Ho già cominciato il secondo romanzo, che sarà ambientato in Calabria ed è un sequel dell'Uomo dei Tulipani, perché ovviamente Franco Laganà andrà oltre. Quindi sappiamo che non muore Laganà nel primo romanzo, quindi ho svelato un dettaglio, ma era inevitabile, certo. E quindi sicuramente continuare a scrivere, certo. Poi ci sarà anche la voglia di rimanere, c'è anche la voglia di rimanere in Calabria, di fare qualcosa per la mia terra e di contribuire anche alla crescita culturale della mia regione. Una domanda che nasce così al volo, ma ti limiterai, tra virgolette, questo non è una limitazione perché ognuno ha la sua passione, al giallo, oppure pensi di cimentarti con un altro settore della letteratura? Allora, sinceramente avrei un po' di difficoltà ora come ora a pensare di non scrivere un giallo, nel senso che io sono un amante proprio della letteratura noir, thriller, mi nutro quotidianamente di letteratura, di cinema, certo, di serie TV
che sono sostanzialmente gialli thriller, quindi per me è il genere che più mi piace, mi appassiona e dove riesco a esprimermi meglio, anche perché attraverso il giallo io posso raccontare diversi aspetti della vita, quindi posso parlare d'amore, posso parlare di politica, di cultura. Diciamo che racchiudo un po' tutto, il giallo alla fine racchiude un po' tutto, riesce a mettere tutto là dentro in quel contenitore e in più quell'aspetto di noir che attira il lettore, che dovrebbe attirare il lettore. Riesco a raccontare la realtà in modo comunque coinvolgente, certo, e non pedante, parlando anche di argomenti importanti, senza però tralasciare l'intrattenimento che secondo me è fondamentale anche nella letteratura. Allora Elia, a questo punto io ti chiedo una cosa. Scrivere, tu dici questo nella parte finale, perché ho cercato un attimino di seguire anche le tue interviste e tutto il resto, dice: scrivere un romanzo è un'esperienza unica che non si esaurisce nella solitudine di una stanza. Tuo padre, tua sorella, tuo cugino Giuseppe, il tuo editor e agente, il tuo editore e la tua compagna di vita Anastasia. Cosa hanno rappresentato per te in questo periodo? Allora, come appunto ho scritto nei ringraziamenti, scrivere un romanzo appunto non si consuma in solitudine. Io prendo spunto da tutto ciò che è la vita reale e quindi tutto ciò che fa parte della quotidianità. Non potrebbe esistere uno scrittore che vive al di fuori della società. Quindi ovvio che mi nutro anche di rapporti, di relazioni da cui traggo poi le esperienze necessarie da riportare sulla carta. E quindi sicuramente voglio ringraziare i miei genitori che mi hanno aiutato. Purtroppo non ho potuto ringraziare direttamente mia madre, ma lo faccio intimamente, certo, ogni secondo della mia vita. E mio cugino, che è stato il primo lettore ufficiale, è il primo che mi ha dato la recensione. La, sì, sua recensione è stata: mi sono divertito. E quindi mi ha regalato, diciamo, questo piacere, questo commento piacevole. Poi sicuramente il mio editor, che è Diego Di Dio, che mi ha aiutato molto nella fase di revisione e miglioramento del romanzo, quindi la stesura successiva ha dato la possibilità al romanzo di crescere anche qualitativamente, e la casa editrice Alter Ego, una casa giovane, dinamica, che punta molto sugli autori emergenti, quindi sono contento che mi hanno creduto in me e stanno credendo in me, promuovendo, aiutandomi a diffondere il libro in tutta Italia. Infine la mia compagna, che ovviamente... Ma infine, ma non per ultimo, come si dice. Ti vengo in aiuto, perché, esatto, mi rendo conto che... Ci sposeremo il 20 di agosto, quindi insomma, quindi, adesso lo dobbiamo fare per forza, perché è scritto nei ringraziamenti, quindi non possiamo più ci assumiamo rinviare. Dei rischi quando scriviamo. Esatto, e quindi lo dedico anche a lei. Poi non è l'ultima dedica, non è scritta nel romanzo, ma volevo ringraziare l'associazione di Catanzaro, 20 d'autore, nella persona di Emiliano Lamanna e Bruno Mirante, perché mi stanno dando veramente una grande mano nel diffondere il libro, nel farlo conoscere non solo a Catanzaro ma anche a Perugia, dove a breve faremo altre presentazioni. Ma possiamo dire perché tu sei nato in Calabria? E chi era tuo papà a questo punto? Adriano Vanelli, no? Sì, mio padre. Ecco, questa è una foto di quando giocava a Catanzaro. Ecco, tu sei nato in Calabria per questo motivo. Sì, mio padre dall'Umbria è sceso a giocare a Catanzaro in Serie A, e quindi diciamo io sono uno dei risultati della sua trasferta calabrese, io e mia sorella pure. Una bella cosa. Quest'altra domanda, allora, noi abbiamo parlato tanto dei tulipani, ma ti faccio questa domanda: ma è il tuo fiore preferito, oppure è così una scelta? Ecco, questa bellissima foto dei tulipani colorati, perché? Allora, i tulipani sono innanzitutto il fiore del freddo, certo, quindi sono i fiori che crescono in ambienti rigidi, certo, per cui potevano essere tranquillamente collocati in Umbria durante l'inverno. Certo. Non è in realtà il mio fiore preferito, all'inizio erano i crisantemi nel romanzo, che simboleggiavano un po' la morte, diciamo, sì, ovviamente il funerale. Poi, per motivi narrativi che non posso svelare, perché direi un aspetto importante del romanzo, i tulipani si collegano in modo specifico alla trama, sì, e permettono alla Ganà, in un certo senso, di scoprire l'assassino. Okay. Dico soltanto che i tulipani in questo caso hanno una valenza storica e letterale anche, per questo ho voluto inserire tulipani. Ho capito. Il mio fiore preferito sono le rose, comunque, i gelsomini. Però paradossalmente la rosa non è il fiore dell'amore, è il tulipano rosso.
E il tulipano rosso. Esatto, e il tulipano rosso. Io, guarda cosa mi costringono a fare gli autori, ad andare a studiare ogni... ero convinto che bisognava regalare una rosa rossa, invece il tulipano rosso è il fiore che simboleggia l'amore e la passione. Di conoscere cose nuove è un piacevole sacrificio. Assolutamente, la curiosità, e questo ringrazio gente di Calabria che mi ha dato la possibilità di conoscere molti personaggi come te. Vabbè, noi ci siamo conosciuti a Girifalco, io oggi parlando anche con Barbara Froio e con... ho detto quella sera è stata veramente una sera molto bella perché sono nati dei rapporti e dai rapporti nascono sempre successive esperienze. Certo. Se non sbaglio, stiamo quasi chiudendo, siamo arrivati alla fine perché è stato molto, molto bello ascoltarti. Io ti volevo chiedere, hai avuto qualche riconoscimento questo tuo romanzo, se non vado errato? Allora, esatto, il romanzo è nato da poco, quindi è stato pubblicato ad aprile. Sì. Adesso mi auguro che partecipando ad altri festival e concorsi letterari possa ottenere dei riconoscimenti. Ho fatto in tempo a partecipare al concorso Residenze Gregoriane. Sì. E ricevere un premio letterario a Tivoli. Certo. Come finalista, però come romanzo inedito. Certo. Nel senso che ancora doveva essere ovviamente pubblicato, per cui ho avuto riconoscimento preventivo rispetto alla pubblicazione. Ora mi auguro che il romanzo possa avere dei riconoscimenti anche da edito, ovviamente. Io ne sono convinto, anche speriamo, perché l'ho letto e poi il tuo sorriso, la tua umiltà, la tua semplicità credo che farà il seguito. E poi anticipiamo, Elia Banelli insieme a Felicia Foresta rappresenteranno lo stand calabrese al Salone del Libro a Torino. Esatto, avremo questo piacere venerdì 11 maggio, Felice alle 19, io alle 19.30 presenteremo i rispettivi romanzi allo stand Calabria e quindi sarà un piacere, un onore per me rappresentare la Calabria in un contesto culturale così importante come sono nel libro di Torino. Ed io aggiungo, la Calabria è ben rappresentata. Grazie, sì, grazie. Elia Banelli, grazie della tua presenza e naturalmente spero di riaverti in futuro in trasmissione, però pretendo l'anteprima nella Locride. Sto scherzando. Faremo in modo di esserci. Ringrazio te, ringrazio tutti i telespettatori ovviamente e chi avrà voglia e tempo di leggere il romanzo e mi auguro di apprezzarlo. Grazie, grazie Elia, grazie per la tua pacatezza e per il tuo garbo. Una bella puntata. Grazie. Naturalmente gente di Calabria per questo sabato si conclude. L'appuntamento come al solito sarà per sabato prossimo con una nuova storia e un nuovo ospite. Ringrazio ancora una volta Elia Banelli per la presenza. Ringrazio tutti voi cari telespettatori che ogni sabato sera con affetto e con pazienza ci seguite. Vi auguro di trascorrere un buon fine settimana e come sempre ad maiora.